Buonasera amici di assistsportivo.com, ci troviamo qui con coach Antonio Russo. Coach, Manfredonia ha perso con l'Invicta, siete primi in classifica, quale gioia? È una grande gioia, significa che il campionato si è delineato un'altra volta, ci siamo ripresi la prima posizione che avevamo lasciato prima della pausa, per causa di forza maggiore devo aggiungere, e adesso continuiamo per la nostra strada. Vediamo un pochettino, perché non è che siamo già stati prima, se non sbaglio, in classifica, e non ci girerà la testa sicuramente, questo no, però vedendo la partita di stasera bisogna un pochettino stare sempre con i piedi per terra. Ecco coach, prima di entrare nell'analisi della partita comunque le volevo fare prima una domanda: come sta Castoro, infortunatosi nel secondo quarto sulla caviglia? Sì, ha avuto un infortunio, ho ritenuto opportuno non utilizzarlo, visto che abbiamo anche una buona panchina adesso rispetto all'inizio del campionato, e non era il caso farlo giocare, anche se alla fine diciamo un pochettino di difficoltà l'abbiamo avuta. Ecco, entriamo nell'analisi della partita. Spad Trevelyan sbaglia alcuni canestri sotto plancia nei primi due quarti, però si fa perdonare nel terzo e quarto quarto. Diciamo che hanno rispecchiato un po' l'andazzo dell'allenatore questa sera, perché sono molto acciaccato, non so se si sente, e loro subito ne hanno approfittato di questo. Non vi nascondo che abbiamo fatto noi una settimana molto positiva da un punto di vista di non ci siamo adagiati per niente, e molte volte succede anche questo, e a me quello che interessa è quello sempre l'approccio alla partita, perché il Bari è venuto qui a farsi la sua onesta partita senza non aveva nulla da chiedere, invece noi dobbiamo stare lì, perché altrimenti non ci possiamo permettere passi falsi, non più, e niente, è andata così, vabbè, alla fine abbiamo aggiustato un po' di cose, poi tenete presente che loro hanno fatto anche una buona difesa box one, hanno cercato di rallentare il nostro gioco, hanno fatto innervosire il nostro play e ci sono riusciti, e questo è quello che non voglio. In queste partite ho chiesto che bisogna crescere e non giocare l'uno contro uno, oppure chi al guardare il top score della partita, questo no. Certo, infatti lei, come dice giustamente, il Bari ha aggiunto un box one che ha fatto un po' innervosire, un po' appannaggio il vostro playmaker di punta, che vi dà comunque le azioni, il vostro geometra, però è uscito anche un playmaker, Manzi, alla fine, che lei l'ha gettato nella mischia, insomma non si è fatto un giovane dell'Olimpica, che non ha fatto rimpiangere pannaggio. Assolutamente no, si è fatto trovare pronto, questo è quello che chiedo ai giocatori. A me non piace dare il contentino del 2 minuti, 1 minuto, giusto tanto per, io voglio i giocatori che quando vengono chiamati devono essere già pronti, perché in qualsiasi momento può succedere, fanno parte della squadra, è così, io non faccio una classifica di chi può entrare, chi non può entrare. Il ragazzo già diverse volte che risponde, si è ricavato il suo minutaggio, ma non è la prima volta. Nel secondo quarto avete adottato una difesa a zona, negli ultimi minuti hanno incominciato gli Angiulli e i Baresi ad alzare il ritmo e forse avete sofferto di più con la difesa a zona. Al di là della difesa zona che abbiamo attuato, quello serviva solamente per, diciamo, per mettere loro un tiro e andare in contropiede, cioè questo significa stare un pochettino più attenti, però visto dopo due azioni abbiamo subito cambiato, non abbiamo insistito più di tanto, cioè era anche un modo per spronare, per farli fare un po' svegliare questi ragazzi, questa sera li ho visti leggermente addormentati, però non mi preoccupo più di tanto. Prossimo incontro, il pubblico ovviamente vi seguirà caloroso come sempre, quanto vi è importante il pubblico? Il pubblico è il sesto uomo, specialmente fuori casa, si fa sentire, a Barletta abbiamo avuto un buon seguito, anche in altri palazzetti, questo è importante perché ci stimola, ci sprona a fare bene, perciò non abbiamo alibi da questo punto di vista, ben venga anzi. Perfetto, la ringraziamo coach, alla prossima. Siamo con il presidente Saracino. Presidente, una grande vittoria e soprattutto primato in classifica. Una grande vittoria non tanto, perché l'Angiulli ha fatto una gran bella partita, arrivederci, organizzati, aggressivi, noi forse abbiamo preso un po' sotto gamba, ma è anche insomma normale, non si può avere la stessa tensione per tutte le partite, però al momento giusto devo dire che i rincalzi tra virgolette hanno tenuto sulla squadra. Ecco, una citazione d'onore questa sera, Roberto Manzi ha fatto una gran partita, il nostro under, che dopo tanti allenamenti, tanta sofferenza in panchina stasera veramente ha fatto una gran partita, e anche Padalino a un certo punto ha armato la mano e ci ha tolto un po' dei pasticci, però va bene così anche perché riconquistiamo in solitaria
è premiato in classifica dopo tante pene, tante situazioni negative. Insomma, a volte quello che ti toccano da una parte, insomma, poi il famoso dio del basket alla fine vede e provvede. Infatti noi commentavamo prima con il coach russo, Pannaggio era un po' sotto pressione, messo alle corde da un'ottima difesa barese e soprattutto anche l'infortunio di Castoro, e come lei ha detto giustamente è uscito l'under Roberto Manzi e soprattutto anche Antonio Padalino. Quanto è importante il settore giovanile in una società di basket giovane come la vostra? È determinante perché sono ragazzi che devono crescere, noi facciamo di tutto per farli crescere, però quando vengono chiamati in campo poi tocca a loro, e quest'anno stiamo avendo grandi soddisfazioni dai nostri under. Noi siamo, dalla regola di quest'anno, siamo obbligati a metterne 5 al referto e tutti hanno esordito, tutti hanno fatto delle ottime partite quando sono stati chiamati in campo. Abbiamo l'under 19 che è terza, quindi sono praticamente tutti i ragazzi sono tutti nostri, nessuno in prestito, quasi tutti di Cerignola. Abbiamo l'under 17, abbiamo i ragazzi dell'under 15, abbiamo i mini basket. Stiamo lavorando tanto sul settore giovanile, stiamo investendo molto e i risultati si vedono, perché poi quando vengono chiamati in campo loro rispondono, e questa è una grande soddisfazione per noi. Prossimo incontro sarà in trasferta, sicuramente comunque il pubblico vi seguirà, un pubblico caloroso che nei momenti in cui la squadra era un po' acciaccata, come ha detto il coach russo, giustamente si è fatto sentire e ha dato la carica per dare l'allungo decisivo alla partita. Quanto è importante il pubblico? Diciamo, intanto è importante il coach Antonio Russo, che insomma noi ne parliamo forse troppo poco per i meriti che ha, perché come un condottiero sanguigno, come piace a noi, forse a volte è fin troppo sanguigno, ma ci piace così, Antonio Russo ci piace così. E, insomma, lui d'altra parte le 3 partite che abbiamo perso sono state 3 partite in cui lui era squalificato, quindi la sua mano si vede e si sente. Domenica prossima andremo a San Telmo, che è un'altra partita che sulla carta è facile, però sono sempre partite in cui, come dire, innescare la mentale, come dire, l'approccio giusto è difficoltoso. Si lavora in settimana, però poi incontri le squadre che sulla carta sono semplici da affrontare, e lì c'è tutto il lavoro di chi sta intorno ai ragazzi, che come dire, cerca di portarli alla partita più preparati, in maniera più preparata possibile. Bisogna vedere l'infortunio di Castoro quanto è grave. Andremo a giocare a San Teramo, cercheremo di vincere, anche di prendere i 2 punti anche lì, perché poi ci aspetta il filotto decisivo delle partite: Ruvo, Brindisi, Fasano, Castellaneta, Manfredonia, Foggia, e tentiamo di raggiungere intanto la promozione in C nazionale. A noi mancano penso 2 o 3 gare e poi possiamo festeggiare, poi tutto quello che viene dopo ben venga, ma l'obiettivo è quello di salire in C nazionale, e ci siamo quasi. Ci mancano, se non abbiamo fatto male i conti, ancora 2 o 3 partite. Poi largo anche agli under, non fa niente, va bene così. Infatti lei diceva giustamente altre 2 o 3 partite, poi Serie C nazionale, e soprattutto il discorso comunque che voi siete stati più o meno la sorpresa di questo campionato, perché a dispetto degli accreditati Ruvo, che ricordiamo c'ha Ugo Sierra, c'ha Rodriguez, c'ha altri giocatori di grande spessore, anche diciamo voi siete primi in classifica, avete superato anche il Manfredonia dell'ex capitano rimpianto anche a volte Rubera. Caro Stefano, quando noi costruiamo le squadre diciamo che cerchiamo di metterci buon senso e un po' di fortuna, perché quello ci vuole sempre. Il roster della Serie C, lo vado dicendo dall'inizio, almeno 6 o 7 sono di alto livello: Manfredonia, Ruvo, Vieste, Foggia, Castellaneta, insomma sono squadre attrezzate per far bene, e la dimostrazione è che la classifica è cortissima. Dall'ottava che è fuori dai giochi per la promozione alla prima ci sono 6 o 8 punti, questo la dice lunga sulla qualità dei roster. Peraltro sì, siamo davanti a Manfredonia 2 punti, mi pare di capire, Manfredonia ha perso stasera, Manfredonia deve venire qui, e se viene a vincere noi andiamo alle spalle di Manfredonia, quindi non è assolutamente niente di deciso. E poi anche le squadre che non sono, diciamo, sulla carta attrezzate con roster con nomi importanti, come vedete poi si battono alla morte perché non hanno niente da perdere, giustamente mettono in difficoltà, lottano, crescono, ed è giusto così. È un campionato sicuramente di buon livello.
Che se diciamo continua così sarà sicuramente in bilico e fino alla fine, perché questo è un campionato che prevede anche le play-out e retrocessione. E anche chi ha 4 6 punti sotto di noi rischia di fare i play-out, rischia la retrocessione. Quindi piedi a terra e quindi cerchiamo di stare tranquilli e giocarci il campionato partita per partita. Perfetto, la ringraziamo Presidente Saracino. Grazie a voi, sempre presenti, sempre efficaci, veramente un grazie particolare all'assist sportivo. Grazie. Buon lavoro. Grazie. Buon lavoro.